Sono una lavoratrice per cui non ho nessun bonus, io sono una pensionata per cui... Non è migliorata, lei si sente più ottimista rispetto a un anno fa? No. Stiamo andando proprio nel burrone. Io ho mio figlio che è fuori dell'Italia a lavorare. È andato via? È andato via già di quattro anni. Perché qui non trovava? No. L'ha L'aureato con 110 lode e ha dovuto andare via. E Lui è stato trovato. Ragazza, sì. Lui Perché è soddisfatto adesso? Per il momento sì, anche se in Spagna direi di no, non vedo perché bisogna essere più ottimisti. Beh, sono cambiate tante cose, sono cambiati i governi, insomma. Mi sembra che di segnali di positività non ce ne siano, la disoccupazione sta aumentando, le aziende continuano a chiudere progressivamente, credo che il peggio debba ancora venire. Quindi non solo non è ottimista ma è proprio pessimista. Beh, i dati di fatto dicono questo, tutto il resto sono banali prese in giro. Guardiamo il futuro, soprattutto per loro, speriamo. Ecco. Però in quest'anno che cosa è cambiato che la fa essere un po' più ottimista? Mm, guardi, è una sensazione probabilmente. Un momento generale. Esatto, esatto. Probabilmente è nell'aria che qualcosa dovrebbe cambiare. Speriamo. Purtroppo no, purtroppo no, perché non rientro in quelle fasce, sono in una fascia superiore e quindi non li prendo, ma non vuol dire niente, cioè ne vedo il beneficio indiretto per me, magari per mia moglie che invece lo prende, per persone che mi sono vicine, che quindi il più ottimismo. pensano a cosa farne ed è quella la miglior cosa, c'è qualcosa che magari hanno aspettato tempo a fare e lo faranno anche grazie a 70-80 euro in più al mese. Oggi come oggi è cambiato poco, però in prospettiva mi sento di essere ottimista. Ma secondo me dei piccoli segni dove lavoro io ci sono in questi termini qua. Quindi sono piccoli segni, però comunque nella direzione giusta. Non c'è neanche bisogno di parlare, pessimista al massimo. Come mai? Beh, visto l'andazzo, poi avendo un esercizio commerciale, peggio di così, guardi, siamo proprio ridotti agli, agli estremi. È sempre peggio, quale miglioramento? Lavoro non ce n'è. Eh, Mi dispiace per i giovani, perché per i bimbi che crescono. Non ci sono motivi di attività. No, 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 ma per tutti. Eh. Vediamo tutti nero. Ed eccoci, siamo in studio fra ottimisti e pessimisti. Leggevo una lettera di, di un lettore, un giornale, che dice: L'economia nostrana torna a marcare qualche segno positivo. Non sono risultati d'applauso, tuttavia, un'inversione di tendenza. Significa che il dimagrimento finanziario che ha depauperato milioni di persone è finito. Adesso comincia la ripresa. L'anno prossimo la crescita sarà un poco più corposa, anche se la disoccupazione, specie quella giovanile, resterà il vero tallone d'Achille di un mercato con poco ossigeno. La crisi che stiamo vivendo non sembra mollare ma se l'edificio non crolla del tutto è lecito a marciare con il solo carburante a costo zero due punti l'ottimismo Rinaldi l'ho tolto prima la parola condivide quello che dice questo lettore no, mi pare di no non ero mi piace sicura. non poterlo condividere ero per, sicura e, e, il motivo è il andavo alla che... ricerca di un po' di ottimismo di una parola buona io ma... ce l'ho io ce l'ho l'ottimismo lo che dico che perché sono dico l'ottimismo consiste in questo se si cambia il modo di fare le cose si può tirare su il paese. Io di questo ne sono praticamente certo. L'unico problema è che per adesso non lo si sta facendo. Chiaro? Quindi la cura c'è. Peccato che non la stiamo prendendo. Le medicine ci sono sono lì sul tavolino sì ma allora l'ottimismo ci può essere nel momento in cui ci sono dei segni che fanno capire che si sta andando in una certa direzione se lei mi dice questi segni al momento no, io non dico ci che sono è già buono sapere che le medicine esistono quindi purtroppo non, siamo, non le stiamo non prendendo destinati... e quindi il malato continuerà a peggiorare finché noi non prendiamo le medicine però la buona notizia è che le medicine esistono quindi il male non è incurabile non c'è nulla di incurabile ecco ma qualcuno saprà prendere queste medicine e somministrarle al malato questo ma dipenderà molto dagli italiani se gli italiani si renderanno conto che le possibilità ci sono e si muoveranno poi di conseguenza perché la cura venga, venga fatta. Non è le cure che abbiamo avuto finora. Le cure che abbiamo avuto finora hanno portato a una crescita del rapporto debito-PIL, hanno portato a molta recessione, hanno portato a far perdere il posto di lavoro a tanta gente. Ora, se sbagliare è umano, perseverare nello stesso errore con gli stessi risultati è diabolico. È quello che stiamo facendo. Cioè, L'idea che noi possiamo. Cambiare qualcosa mantenendo i saldi, cioè i conti della pubblica <ride> amministrazione invariati, è abbastanza utopistica.